Ciao a tutti, ho preparato il mio licoli, eccolo qua, l'ho tenuto a temperatura ambiente da ieri sera, ho messo 30 grammi di licoli, 30 di farina e 30 di acqua ed eccolo qua. Ho preparato le farine, 3,50 di farro, 150 di zero, l'acqua ne ho messa 3,50 però vediamo quanta se ne tira, anche perché mettendo i licoli dovrei diminuire un po' l'acqua. E mettiamo in autolisi verso la poco più della metà dell'acqua. La verso piano piano, la faccio assorbire. Ok. E dopodiché lascio in autolisi 30 minuti. 30 minuti, copro con un telo, con qualcosa e aspetto il tempo. Come sapete, la farina di farro è povera di calorie, ricca di proteine e vitamina. È un alimento saziante e sano. Bene, una volta passata la mezz'ora di autolisi, riprendo e vado a versare i licoli. Ho qua. Ci metto anche una punta di malto, mezzo cucchiaino, diciamo, di malto, ma soltanto perché ce l'ho, non è necessario. Sì, certo, uno zucchero, quindi aiuta, aiuta un pochino la lievitazione. Scusate la mia voce. E poi vado a far girare in planetaria. Il resto dell'acqua la metto piano piano, così vedo magari se non serve tutta. Anche perché mettendo i licoli ce ne andrebbe un pochino di meno, oppure si dovrebbe aumentare la farina. Metto anche il sale, ops, forse anche troppo. E adesso vedo, secondo com'è l'impasto, lascio magari un pochino di acqua. Sì, è molto, molto idratato, quindi ne metto 3,40 di acqua. Bene, faccio dopo aver fatto girare all'incirca 10 minuti. Ho preparato la mia ciotolina ben oliata. Vedete com'è morbido l'impasto, ma poi con le pieghe si riprende. Ecco qua. Lo metto in ciotola, lo lascio rilassare 10 minuti. Lo copro e poi farò due giri di pieghe, con l'intervallo di 30 minuti tra una e l'altra. Intanto che faccio le pieghe, volevo dirvi che la mia pagina Facebook a giorni sarà chiusa. Questo perché dopo tanti mesi che l'ho aperta, vedo che non ci sono molti, molti like e molte adesioni. Ho superato appena i 700, 700 mi piace, quindi penso che non vale la pena tenerla aperta. Io l'ho aperta soltanto per far girare i miei video, ma se non aumenta è inutile tenerla aperta, mi crea soltanto lavoro in più, che preferisco dedicare al canale perché siete diventati in tanti, mi fate tante domande. E non voglio perdere le domande, quindi non dare risposte. Ok? Quindi se mi cercate mi troverete come al solito sul mio canale e iscrivetevi se non l'avete fatto per non perdere tutti i video. Bene, finiti i giri di pieghe, copro e lascio lievitare 4-5 ore. Deve raddoppiare. Ed eccolo qua, come vedete, a creare anche delle bollicine visto che è molto idratato. Il tempo che vi do è sempre un po' relativo,
Questo perché dipende molto dalle temperature, naturalmente. Io poi l'ho lasciato, questo pane l'ho fatto in giornata perché si stanno leggermente alzando le temperature, l'aria è un po' umida e quindi cresce bene, altrimenti si fa un passaggio in frigo, se ci troviamo in estate. Ok, quindi riprendo l'impasto, come vedete è morbidissimo, ho messo un po' di semola. Le pieghe le faccio, ma senza lavorarlo più di tanto, delicatamente. Ok, pieghe a tre come al solito. E lo tengo a riposare almeno mezz'ora, 30 minuti, 40. Vediamo. Eccolo qua, io penso che non farò un altro giro di pieghe perché lo vedo molto bello, molto lievitato con bolle di gas e quindi mi fermo qua, ma se il vostro impasto non lo vedete così fate un altro giro, mi raccomando, quindi questa cosa deve essere sempre, bisogna sempre far lavorare l'occhio e decidere in base al proprio impasto. Ora formo un filone. Sempre delicatamente, vedete, così. Penso che la seconda lievitazione non ci vorrà molto, lo vedo molto bello. Chiudo i lembi, così. Non spingo molto. Ecco qua. Mi aiuto con la semola. Sì, è veramente molto idratato. Mi viene il dubbio che ho messo un pochino più di acqua, ma no, penso di no. Questo è il Licoli, è 90 grammi di Licoli che è liquido, che ha fatto aumentare l'idratazione. Magari ne esce fuori una buona cosa. Allora lo metto nel solito cestino con la chiusura in alto. Oh, scusate l'inquadratura. Ecco qua, in modo che poi io lo ribalto su carta forno e poi lo faccio scivolare, come sapete ormai, questa è la mia procedura. Metto un po' di semola, ecco qua, copro tutto e lo lascio lievitare, lo tengo a temperatura ambiente. Se siete in inverno lo mettete dentro il forno, magari con la lucina accesa, ma adesso non serve. A dopo. Vi ho messo la foto prima della lievitazione per farvi vedere la crescita. Eccolo qua, vedete? Ci sono volute soltanto 3 ore. Sono arrivata la sera, quindi procedo per infornare, ma 3 ore per il mio impasto, naturalmente poi decidete per il vostro. La prova dito, come vedete, non ritorna su subito, quindi è pronto. Ribalto, lo rigiro, lo metto su carta forno, faccio un taglio veloce perché è proprio morbidissimo, in questi casi addirittura il taglio non si fa, oppure si inforna, dopo 10 minuti si riapre e si fa un taglio velocissimo, ma io non l'ho mai fatto. Eccolo qua, dopo all'incirca 50 minuti, dopo 30 minuti ho tolto il pentolino del vapore e poi ho continuato la cottura a 220 e gli ultimi 10 minuti a spiffero. Ma è magnifico. Penso che un pane così non mi sia mai venuto. Guardate com'è bello, anche troppi buchi forse. Questo forse perché non ho potuto chiudere bene le pieghe. È veramente bello, sì. Mi piace. Bello croccante ed anche molto profumato. Bene, amici, vi ringrazio della visione, vi invito a condividere i miei video e a mettere i like sotto il video sul mio canale YouTube. Se non l'avete fatto, iscrivetevi e ciao, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!